una lunga passeggiata in Val Maoni. Entriamo nel bosco. Eppure sta rivenendo fuori tutto il verde. Che forza, è uno spettacolo. Mi pare che è quasi finita la discesa, eh? Oh, qui ci abbiamo la tana dell'orso probabilmente. Guarda che ingresso con i fiorellini, bellissimo. Una spalliera di verde così fiorito. Cascatella lungo il percorso. Vediamo le cascate. Seta a vedere tutta quest'acqua. Siamo entrati in una zona più aperta. C'è un po' più di aria. C'è aria qui, si sta bene. Sì, al fresco, l'ombra. Si è aperta ancora di più, compare Pizzo Cefalone. Hai trovato la vipera? Sì, l'ho invitato a pranzo. Bene. Ma ho detto che non mangiamo lo stesso cibo. Sì. E allora ho preferito andarsene. Thank you.
Vuoi bere, vuoi mangiare, cosa vuoi fare? Noi ci siamo già fatti due panini. Resta il fatto che a me l'intermezzo di me impressiona. Mi impressiona più del Gran Sasso. Riposatevi ragazzi che dopo ci aspetta un'oretta di lavoro. Sì, ma è semplice. Veramente di piacere. Se c'ho fortuna riesco a ritrovare un punto qui, poco più sopra di qui, dove ci sono le soldanelle alpine. Ah, che sono belle. Dei fiorellini rari. Sì, le conosco, bellissime. Ci dovrebbero essere, che però... Che colore è? È lilla. Ma sono dei fiorellini a campanulina sfrangiata. Dalle banane, dice, guardi, io meno di tre non gliene do, erano in due. Dice, vabbè, una la mangiamo. Disgraziato. Censura. Achille, hai finito la concione, sì. La concione dai, è finita. Possiamo andare, dai. Possiamo andiamo. Quello è il Gran Sasso proprio. Terrezza sti fiorellini, guarda. Sti accozzi di colori, vai. Questo la ginestrino, non ti... Siamo appena ripartiti. Dietro la sella. Bella, bella questa pozza di giallo. La neve, un po' sporca. Al passo del cannone . E quindi alla sella fra il corno grande e il corno piccolo che da qua non si vede. Passo del cannone ci siamo stati, sì, ci siamo stati. Siamo passati poi quello là. Che è vicino all'acciaio del calderone, certo. E poi da sta là dietro. Si scende verso il rifugio Franchetti e Prati di Dio. Ma non sembra nemmeno così terribile guardando. Non è terribile come l'ha dipinto Roberto, penso proprio di no. Cioè, bisognava partire molto prima, è chiaro. Sì, però ce la facevi arrivare lì. Sì. E vabbè. Qui siamo a 2200. Guarda com'è bella bianca sotto. Sì, certo. E qui sotto chi lo disturbava? Poi facciamo il foro al centro. Entro qui versare il liquido caustico. Venga. Molto bene. Questa è a limoncello. Dopo facciamo pure quella alla genziana. Di tu qua. Ancora. Ancora. No, basta. Vabbè, basta. Niente vieta di farne dell'altra ancora, eh? Adesso vediamo. Che bella. A limoncello. Diciamo che si può mandar giù. Sorbetto alla lupacchiotta, un po' troppo freddo? È freddo, siamo in fase di digestione, non vorrei un blocco della digestione. Sì. I nostri amici non si vedono e noi ci facciamo un sorbetto, peggio per loro. Assaggio pure io? Vediamo un po'. In funzione, vero? Sì. Bene. Allora prosegui pure con... Io all'inizio ho sentito proprio questo blocco di freddo che mi arrivava nello stomaco. Dici che è buono? È un piacere, Come diceva la pubblicità a suo alla tempo. Saluti alla salute del Gran Sasso. Beh, sei un po' coperto, ma
Ecco lì il corno grande, in tutta la sua imponenza. E noi che siamo piccoletti, piccoletti qui sotto, ci consoliamo con quello che la natura ci può ancora offrire, cioè un po' di granita. Allora, abbiamo incontrato due amici. Due vostri affezionati amici che vi seguono da... tu sei una garanzia. Sì, dite, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Se fosse arrivata... Non essere, no, infatti, fa qualche fotografia. C'è ragione. Niente, ancora. E c'è l'autoscatto, vedi? Okay. Ecco un altro amico. Quale anello? Campo Imperatore? Sì. Sì, noi veniamo da là. C'è un traffico. C'è un po' di nuvole. E va bene, però ci lascerà andare giù, via. Ci vede bene.